Ora, io ho trascritto, per così dire, ho ritrascritto il fandango di De Murcia, memore della esperienza diretta e vissuta che ho avuto con musicisti messicani, eseguitori invece del fandanghino, della musica attuale legata alla rivalità. Che ho preso in esame e voglio approfittare di
esistente in museo, questa non è una copia, è uno strumento realizzato dal maestro Vincenzo De Bonis nel 1992, e il maestro Vincenzo De Bonis non ha mai messo piede in un museo, e quello che si può dire si somiglia. Che differenza c'è tra di voi? Le differenze sono funzionali al volume. Il volume è funzionale al contesto di utilizzo. Quindi, le colonne da modello diventano di metallo, questo comporta che non ci devono più legarci con le tasti, ma tasti di metallo, perché non leggerebbero i tasti di modello con le colonne di metallo. La cassa diventa più grande, più profonda, il ponticello diventa mobile per questione di intonazione, perché lo spessore delle cose non ci consentiva, a causa del rapporto tra spessore e diapasone, c'è un rapporto e quindi la possibilità di spostare il ponticello risolve il problema di intonazione. Ciò che è arrivato a battere è uno dei tanti strumenti come la tarana messicana, la viola portoghese, il tiple colombiano, che può essere messo in relazione direttamente o analogicamente con la chitarra portoghese. Ora, questo approccio, oltre che sul piano interpretativo, può fornire importanti suggerimenti anche dal punto di vista compositivo. Io ad esempio ho composto questo brano, lo composi per una colonna sonora del film che poi è stata utilizzata, prendendo prendendo come spunto una traccia tematica del 1500. Questa è una melodia in 11. Ed è anche l'occasione per presentare uno strumento quasi del tutto sconosciuto, come la batteria.